Sindaco, consiglieri comunali, autorità, amiche, amici, carissime giornaliste, siamo qui per voi. Io voglio innanzitutto dire che la solidarietà che è stata espressa prima sui social network, e la notizia ha fatto il giro immediatamente sulla rete, io l'ho saputo dalla rete. Abbiamo espresso solidarietà perché sono sempre quelle notizie che uno non vorrebbe mai leggere, soprattutto se vengono riportate in un momento così delicato come questo, quello della campagna elettorale. Parliamoci chiaro. E sono episodi che fanno sempre male e noi del Sud Milano sappiamo quanto, caro sindaco, perché siamo esposti tutti i giorni. Io vivo da sempre nel Sud Milano, da sempre ho scelto di fare politica nel Sud Milano e per Milano e la Lombardia e non ci rassegniamo a queste notizie. Naturalmente mi riferisco anche alle realtà più vicine alla zona in cui vivo e che però le giornaliste conoscono bene. E mi ha colpito molto il livello della testimonianza. Francesca ha detto, perché vedete, noi non siamo quelle firme che tutti i giorni leggiamo sui giornali, quelle autorevoli, non siamo i politici della casta. Pensavo proprio a questo, Francesca, se tu fossi stata una giornalista di quelle di grido, o se fosse capitato a un politico sicuramente della casta, oggi avresti la scorta. Avreste la scorta, sicuramente qui avremmo un presidio diverso. E invece no, purtroppo c'è chi ha ironizzato, ha detto che quasi quasi è stato un gioco, l'hai ripetuto anche tu. Beh, questo non deve succedere. Allora, non lo so, magari io spero, guarda, ti auguro, vi auguro che non vi diano la scorta. Io per altre ragioni ho avuto non livelli di scorta, diciamo, pesanti, ma comunque tutele. Non ve lo auguro, non ve lo auguro, ma la vostra serenità certamente ve l'hanno un po' rubata. E io come donna e soprattutto come donna del Sud Milano che pretende di essere libera, che pretende di avere un'opinione e di farla valere, vi esprimo veramente la più grande solidarietà e mi auguro che non vogliate fermarvi. Da voi mi aspetto questo. Da voi mi aspetto questo. Che continuate a fare quello che avete sempre fatto, a scrivere, a pensare e a pubblicare tutto quello che vedete perché voi lo vedete con occhi diversi. Invece, sindaco, io credo che a noi toccherà un altro lavoro, perché stasera siamo qui perché è successo questo episodio, ma lo dico anche alle altre autorità civili, agli altri consiglieri comunali, sindaci che pure ho sentito. Noi toccherà richiedere, riportare sull'agenda del Sud Milano il problema della sicurezza e il problema del presidio territoriale. So che voi ne state discutendo, so che ci sono dei progetti, però troppo tempo e soprattutto troppa poca sicurezza. Guardate, dico un'ultima cosa e un pensiero, poi ho chiesto a Francesca perché non mi ricordavo la sua situazione familiare, dico per fortuna non avevate i bambini con voi, a volte capita, no? Noi mamme, noi donne sappiamo anche fare molte cose insieme, quando lavoriamo usciamo con i nostri figli, andiamo in giro, facciamo le cose, li carichiamo in macchina mentre facciamo una cosa o l'altra. Ecco, noi abbiamo sentito come si è spaventata lei, figuratevi magari la presenza di ragazzi, bambini, ok? Quindi voglio dire, noi abbiamo il diritto di essere liberi, il diritto di poter raccontare quello che vediamo, di praticare naturalmente il lavoro nobile e giusto del giornalista, ma noi di fare politica. E allora, sindaco, io credo che adesso siamo in campagna elettorale, per cui no, mi fermo qui perché altrimenti è facile strumentalizzare, va bene? Io non voglio che ci sia nessuna strumentalizzazione rispetto alla mia presenza e all'amicizia che mi lega a Francesca o comunque al dovere che ho avvertito per essere qui. Però io credo che subito dopo, in ogni caso, la politica del territorio debba rimettere in agenda la sicurezza dei cittadini, la sicurezza delle donne e in termini più generali e definitivi il presidio territoriale delle forze dell'ordine nel Sud Milano. Grazie e forza. Grazie.